professor Italo Farnetani non ha dubbi. L'obbligo vaccinale per l'iscrizione ad asili nido e scuole materne deliberato dalla Giunta regionale della Toscana è sacrosanto. Solo così infatti si riuscirà a debellare finalmente malattie come il morbillo, le cui complicanze possono essere molto pericolose per i bambini. Noi abbiamo visto che i vaccini, quando sono obbligatori, si riesce ad avere una copertura vaccinale non solo per proteggere i singoli bambini, ma per far scomparire la malattia. È scomparso il vaiolo, che oggi non si fa più la vaccinazione, è praticamente scomparsa la poliomielite e oggi si fa un vaccino tipo Salk estremamente leggero. E questo non è avvenuto per le vaccinazioni che non erano obbligatorie. Dal 1975 che abbiamo a disposizione un vaccino contro il virus del morbillo. Ebbene, non siamo riusciti ancora ad eradicare questa malattia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva creato l'obiettivo nel 2000 senza morbillo. Siamo al 2017 e ancora non abbiamo una copertura vaccinale sufficiente. Per cui ha fatto molto bene la Giunta della Regione Toscana. Non ha messo l'obbligatorietà del vaccino, ma ha detto che chi non è vaccinato non può accedere a scuola. Ora però nel momento attuale bisogna tranquillizzare i genitori, nel senso, attenzione cari genitori, voi dovete far vaccinare il vostro bambino, fare i richiami come previsti e a questo punto voi siete protetti. Se nella scuola ci sono bambini non vaccinati, non è che rischia vostro figlio, rischia il bambino che non è vaccinato. Questo per il momento. Sicuramente se con questa nuova delibera noi riusciremo a arrivare alla soglia del 95%, un domani non si dovranno fare più le vaccinazioni. Il fatto che alcuni vaccini siano obbligatori e altri raccomandati non significa che alcuni sono importanti, altri meno importanti. I vaccini sono tutti importanti. Ripeto, i vaccini obbligatori vanno fatti. Quelli non obbligatori io consiglio di farli tutti. Se io dovessi dire fra i vaccini non obbligatori quelli che io ritengo più importanti è quello contro il morbillo.